Abbiamo assistito alla partenza del piccolo Vertacan dal suo paese natio alla volta di Parigi. Ha con sé una lettera, scritta da suo padre, che intende farlo diventare un moschettiere del re sotto la guida del famoso signor de Treville, grande amico di famiglia. Ehi tu, spostati dalla strada, mi stai intralciando il passo. Io ho molta fretta. Questi zoticoni non hanno rispetto per le persone importanti. Fammila! Ma chi si crede di essere? Quel maleducato ha osato chiamarmi zoticone? Quel brutto ceffo pieno di borie dovrebbe avere il coraggio di tornare indietro a chiedermi scusa! Smettila di mangiare, dobbiamo proseguire! Forza al galoppo! La sai la verità, bello mio? È triste doverlo ammettere, ma vai più lentamente di una testuggine addormentata. Sbrigati, quel tipo sta scappando. Sì, bravo Sandy, sei fantastico! Voi, signore, mi dovete delle scuse e io le voglio sentire immediatamente. Io dovrei scusarmi. Voglio che ritiriate lo zoticone che mi avete appioppato prima. È la verità. Non ho ragione. Forse è vero. Forse sono uno zoticone. Se lo dite voi. Ma non mi piace che me lo dicano gli altri. Ritirate ciò che avete detto o passerò alle maniere cattive. Ma come osate? Allora ve lo devo dimostrare. Voi avete bisogno di una bella lezione. Scendete da cavallo. Io credo che voi siate impazzito. Finitela con queste chiacchiere. Smontate e battetevi. Dovrei battermi con voi? Ma state scherzando. Non sto scherzando, al contrario, vi ho appena sfidato in duello. Questa sì che è una battuta spiritosa, ragazzino. Ascoltatemi bene, io sono una persona importante e non posso perdere tempo con uno zoticone come voi. Andiamo! Siete un vigliacco a scappare in questo modo! Veloce! Veloce! Se non altro ci hai provato, Sandy. Non dovrebbe mancare ancora molto a Mueng. Mille grazie, monsieur. Siete stato molto gentile. Non ho fatto niente, ragazzo. Lasciatelo fare. Può bere finché vuole. Di acqua ce n'è per tutti. Bevi pure fino all'ultima goccia. Dobbiamo arrivare a Mueng. Avrai bisogno di molta acqua. Di cavalli ne passano parecchi, ma una bestia così strana non l'avevo mai vista. Strana? Non fraintendete, non volevo offendere nessuno. Al contrario, era un complimento. Provo ammirazione per quel cavallo. È davvero unico. Non sapete se sulla strada per Mueng ci sia una locanda? Oh, sì, ce n'è una dove si mangia divinamente. Ha la cucina migliore della zona. Si chiama la locanda di Frank Munier. Vi piacerà. Vi ringrazio infinitamente per l'informazione e per l'acqua. Adieu! E adesso fammi vedere di che cosa sei capace. Davvero un cavallo molto strano. Non pensavo di trovarmi di fronte a un paese così grande. Mi ero immaginato un villaggio. Ah, questa dovrebbe essere la locanda di Frank Munier. C'è nessuno in casa? Non c'è nessuno? Dite, signore. Vorrei una camera dove poter passare la notte. Beh, che cosa c'è? Non avete più stanze libere?
No, giovane signore, è che non è mia abitudine accettare clienti che non ho mai visto prima. Ah, capisco. Io sono D'Artagnan e vengo da Bern. Ah, venite dalla Guascogna. Esatto, qualcosa non va. No, signore. No. Mi sto recando a Parigi dal signor de Treville. Diventerò un suo moschettiere. Sì, ma certo. Però la verità è che... Cosa c'è? Non vi fidate? Ah, vi insegnerò con la spada a non dubitare della parola di un cavaliere. Un momento, non perdete la pazienza. Mettete via quella spada. Oh no! Guardate cosa avete combinato. Non temete, pagherò il danno. Davvero? Potete pagare? Questa è sufficiente, dovrebbe bastare. Una moneta d'oro? Una moneta d'oro? Grazie mille, consideratemi vostro servitore. Vi mostrerò la camera migliore della locanda. Dove posso sistemare il mio cavallo? Mi occuperò io del vostro cavallo, signore. No, preferisco portarlo io. Voglio vedere il posto in cui dovrà passare la notte. Ogni vostro desiderio è un ordine. Oh, le stalle sono laggiù e vedrete la cura con cui le tengo in ordine. Grazie mille. Se fossero tutti come lui, sarei un riccone sfondato. Ehi, questa sì che è una bella stalla. Oh, salve. Salve. È tutto il giorno che siamo in viaggio e il mio cavallo ha bisogno di una buona stalla, biada in abbondanza e acqua fresca, avete capito? Ma certo, monsieur, tutto quello che volete. Ho abusato anche troppo di te oggi, ti meriti una notte di buon riposo. Ehi, che fortuna, sei anche in compagnia. Oh. Mi sembra di averti già visto. Ehi, non sapete chi è il padrone di questo cavallo? È di un cavaliere che ha preso alloggio alla locanda qualche ora fa. Ah, capisco. Non avete fatto caso al suo aspetto? Non vi ricordate se aveva i baffi neri? Non saprei. Il cavallo è stato portato da un domestico. Non ho visto il padrone. Ma a me sembra che viaggiasse da solo. Però sono sicurissimo che si tratta del suo cavallo. Il locandiere, lui lo saprà. Locandiere! Locandiere! Sono di qua, signore. Devo farvi una domanda, scusate. Domandate pure, signore. Per caso è venuto qui alla locanda un cavaliere con i baffi neri? Sì, è ancora qui e credo che sia un importante personaggio. In quale camera alloggia? Nella stanza accanto alla vostra, dalla scala alla terza a sinistra. Mille grazie. Questa locanda è un porcile. Ringrazio, signore, ma è la migliore del paese. E soprattutto è un luogo discreto e qui nessuno vi riconoscerà. L'idea mi disgusta, ma sono costretto a dare un'occhiata. Cercherò di osservare dal buco della serratura. Ma certo, è proprio lui. Sei riuscito a parlare di persona con Milady? Sì, signore, sono riuscito a procedere secondo gli ordini. Milady verrà qui questa sera, signor Conte. Zitto, quante volte te lo devo ripetere? Non rivolgerti a me né con il mio titolo né con il mio nome. A volte persino le pareti hanno le orecchie. Vi siete sbagliato, non è la vostra camera, la vostra stanza è quella di fianco. Oh, ma certo, grazie mille. Se non me l'aveste detto, sarei entrato nella stanza sbagliata, sapete? Che cosa sta succedendo? Niente, signore, è solo un cliente che stava sbagliando porta. Che aspetto aveva? A me è parso un campagnolo. Vi auguro una buona notte, monsieur. Ma quello chi sarebbe? Quello è un servo, lavora in questa locanda. Chiudi adesso. Desiderate qualcosa? Spero che siate soddisfatto della vostra camera e soprattutto del letto. Oh, sì, però ci sarebbe una cosa che vorrei sapere. Chiedete senza indugio. Conoscete quell'uomo che alloggia nella camera vicino alla mia? Oh, no, signore, mi spiace molto. Posso soltanto dire che è un cliente come lo siete voi. Ma perché non gli avete chiesto il nome? Dunque, siete curioso di sapere come mi chiama? Vi prego, non arrabbiatevi, non ho detto niente. Il signore era solo curioso di sapere come si chiamava il suo vicino di stanza. E adesso dovrete per forza porgere le vostre scuse, altrimenti dovrete battervi con me, signor Baffo Nero. Come osate? Che impertinenza darmi un soprannome di questo genere. Voi non sapete che state parlando con Roche... Di che cosa avete paura?
Non vorrete per caso fare la figura del codardo? Un momento, se avete intenzione di duellare e rischio di subire gravi danni alla locanda, chi mi ripagherà di tutto? Io, naturalmente, quando avrò ammazzato quest'uomo. O nel caso fossi io a morire, potete prendervi il mio cavallo e tutto quello che mi appartiene, non finirete in perdita. Questo naturalmente cambia la situazione, e sfidate. Allora a noi, oppure quella spada la portate soltanto per bellezza. Non posso tollerare questi insulti per un minuto di più. Vi darò una bella lezione. Scusatemi, ma voi credete che questo sia il momento per farsi coinvolgere in un duello? Forse no, ma questo moccioso ha bisogno di una lezione. Allora dovrò farti vedere chi sono con l'aiuto della spada più grande di Burn. In guardia. Santo cielo, quello sì che sa tirare di spada. Vi suggerisco di porgere le vostre scuse, altrimenti quello vi finirà a pezzettini come un bel salamino. Nemmeno lui è tanto male. Molto bene, siete un degno avversario. Quando volete sono pronto a sospendere la sceneggiata. È ora di finirla con i trucchetti stupidi. Non fatelo, signore. Smettetela con le vostre arie e ammettete di avere paura. Non fa altro che offendermi, io non posso sopportare un insulto del genere. Ricordate l'appuntamento, signore. Visto che non volete iniziare, darò io il via al duello. Là! In questo caso non mi lasciate altra scelta. Ecco, così va bene. Siete insolente. Signore, Milady potrebbe arrivare da un momento all'altro e voi dovete essere pronto a riceverla. Nessuno può offendermi impunemente. Là! La carrozza di Milady sta per arrivare. Sta per arrivare la carrozza di Milady, deve interrompere il duello. Vuoi lasciarmi in pace? Cerca di trattenerla tu. Nel frattempo io finisco questo moccioso. Prendete questa. No, non voglio cacciarmi nei guai. Il mio padrone ti ricompenserà. Ma quel ragazzo è pericoloso. Se lo attacchiamo in due diventerà una preda più facile. Speriamo. Parato! Sospendete il duello. Fategliela pagare a questo piccolo impertinente. Non fate, siete un vigliacco. Con molto piacere. Non ho certo tempo da perdere con un piccolo insignificante come voi. Un altro colpetto e poi dormirà tranquillo per un po'. Come vi permettete di insultare in questo modo un cavaliere come me? Vi prego, signore, non uccidetemi. Si può sapere dove eravate finita? Ero preoccupato. Si è rotta una ruota della carrozza e l'abbiamo sostituita. Ecco il motivo del ritardo. Che devo fare? Dovete partire per l'Inghilterra. C'è una persona che dovrete spiare per mio conto. E chi sarebbe? Il duca di Buckingham. Ah, il duca di Buckingham, il primo ministro. E perché lui? Le informazioni fanno pensare che fra lui e la regina esista un semplice rapporto di amicizia. È soltanto questo che dovrete verificare. Prendete questo sacchetto, vi servirà per pagare le spese. Accidenti, che splendida donna. Via! Beh, ancora tu. Non sei tu che mi interessi. Vai subito a chiamare il tuo padrone. Non vedo l'ora di concludere il duello.
Ne deduco che sei un tipo testardo, eh? Eccolo là, dai, smettila, finiscila! Finiscila, se ti sente qualcuno penserà che stai per essere ammazzato e questa non è la mia intenzione. Hai spezzato la spada che mi ha regalato mio padre, adesso... Così, se non la smettete, lo ucciderete. Anche lui voleva ammazzarmi e per poco non ci è riuscito. Bene, ottimo lavoro. E adesso che ne facciamo di lui? Non so, ma dobbiamo trovare una soluzione. Diamo un'occhiata. Un sacchetto. Con tutta probabilità c'è del denaro. Che facciamo? Dallo al locandiere. Gli aveva promesso che lo avrebbe ripagato per ogni danno e che se fosse morto in duello avrebbe potuto tenersi tutte le sue proprietà. Tieni, è per te. Grazie, signore. C'è qualcos'altro? Una lettera, signore. Al signor de Treville. Possibile che sia quello che conosco io? Non sarebbe simpatico scontrarsi con uno dei suoi moschettieri. Su, occupatevi voi di lui. Sì, signore. Santo cielo, ma questo ragazzo è ancora vivo. Oh, santo cielo, ma dove mi trovo? Mi portereste un bicchiere d'acqua? Ai, 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 che male, ma che cosa mi è successo? Vi porto da bere. Grazie mille, signore, ho la testa che mi gira come una trottola. Su, bevete. Oh, grazie mille. Va meglio ora? Non mi sembra una cattiva persona, senza contare che mi ha pagato profumatamente. Che cosa c'è, signore? Oh, niente, niente, signore. Vi consiglio di andare subito a letto. Mi dispiace avervi disturbato. Ah, non ditelo nemmeno. Locandiere! Rimanete di qui buono e tranquillo e non proferite parola, signore. E perché? Perché quel cavaliere è ancora qui. Che vorrà dire? Ho apprezzato le vostre attenzioni, ma se qualcuno dovesse chiedervi se siamo stati qui, voi non ci avete mai visto, chiaro? Sì, signore. Ecco i soldi. Ma, signore, temo che non sia una... Che cosa? Non sono abbastanza? Oh, no, va benissimo anche così. Ah, bene. Certo che le apparenze ingannano. Non avrei mai pensato di ricevere un trattamento simile da un cavaliere così. Oh, e adesso che cosa intendete fare? Non voglio farmelo scappare. I miei soldi sono spariti. Non vi preoccupate troppo, li ho presi io. Ah, sì, però mi manca un'altra cosa. Vi riferite a una lettera? Esatto, era importante per me. Ehi, ma voi come fate a saperlo? L'ho vista quando quel cavaliere ve l'ha tolta di tasca. Che cosa ha fatto? Ehi là! Tornate subito indietro, restituitemi la lettera! Stanno scappando, aspettate! Ma dov'è la spada? Ah, eccola là! Grazie, padre! La lettera, devo assolutamente... Non ho più nemmeno la forza di parlare. Vi prego, riaccompagnatemi nella mia camera. In questo modo sparirà ogni dolore. Non sento più male, non sento più male. Che cosa?
cosa avete fatto? Come avete usato usare la spada di mio padre per far da mangiare? Siete impazzito? Scusatemi, signore, ma pensavo che non vi sarebbe più servita e ne ho approfittato per prepararvi un arrosto. E già che ci siamo, volete dare un'occhiata qui? Vi devo tutti questi soldi. Esatto, signore. Non vi sembra un po' esagerato? Non è che vi siete sbagliato? Oh, non c'è nessun errore. Il conto comprende la camera, il pasto di oggi e ciò che avete rotto durante il duello. Avevate promesso di ripagarmi. Bene, mi sbaglio oppure i miei soldi li avete voi? Sì, vi chiedo scusa se ho usato l'impertinenza di contare le monete, ma purtroppo questa somma non è sufficiente per regolare il mio conto. Non basta. Esatto, signore. È un problema, perché non posseggo una moneta di più. Che cosa posso fare? Mi sa che dovrete lasciare qui il vostro cavallo come pegno. State dicendo che volete tenervi anche il mio Sandy? Non intendo togliervi il cavallo, dico solo che lo terrò qui con me finché non tornerete a regolare il conto. Poi ve lo ridarò, ma solo allora. Mi dispiace tanto, Sandy, mi mancherai moltissimo, ma devi restare qui finché non torno a riprenderti. Mi mancherai, amico. Il cammino di D'Artagnan verso Parigi si fa sempre meno veloce. Ancora non sa che il cavaliere dai baffi neri e la bella dama che ha visto in carrozza gli hanno svelato un segreto che avrà un'importanza fondamentale nel corso della sua vita futura. Per diventare un moschettiere, a questo punto, dovrà anche dimostrare di poter sopportare una lunga marcia.